Ed eccoci ben ritrovati per questa seconda parte della rubrica R9 Con, ricordo a cura dell'agenzia giornalistica Logos, insieme a me Luigina Pezzoli. Adesso sono in compagnia dell'avvocato Luca Spadoni perché stiamo parlando di uno progetto che presto avrà avvio nel nostro territorio, ovvero l'apertura di uno sportello avvocato di strada. Quindi riguarda la tutela legale, diciamo così, delle persone senza dimora. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale Avvocato di Strada Onlus e vede la collaborazione del GUS Onlus. Luca, innanzitutto, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo sportello sarà inaugurato il prossimo sabato. Qual è il servizio che date? Allora, lo sportello, come hai detto tu, verrà inaugurato sabato e quindi da sabato sarà possibile fruire dell'avvocato di strada. L'avvocato di strada è il titolo di un romanzo di John Grisham e, come dice la parola stessa, un servizio legale destinato a chi non ha fissa dimora. Quindi diciamo proprio la parte più marginale, gli ultimi degli ultimi. Chiaramente l'assenza della residenza, della fissa dimora, crea dei problemi nel contatto laddove si abbiano dei problemi appunto di carattere legale e a quel punto appunto interviene l'avvocato di strada che fornisce gratuitamente, questa è un'attività che si svolge, anzi è obbligatorio tra virgolette per statuto della stessa associazione svolgere gratuitamente, che offre patrocinio legale, assistenza in tutta la gamma, insomma, dal diritto penale, al diritto amministrativo, al diritto civile, quindi tutte le problematiche familiari, gli sfratti, tutto quello che può riguardare appunto chi è senza fissa dimora. Ecco, che poi tra l'altro nel nostro territorio si parla di circa un 80% di italiani, magari uno può Sì. pensare stranieri, invece molti sono anche italiani. Sì, in realtà sì, il servizio si rivolge a tutti e in particolare sì, l'assenza di una fissa dimora non è una problematica come si penserebbe nel riguardo degli stranieri che sono anche ovviamente assistiti dal servizio, ma anche per gli italiani. Devo dire che, come hai detto tu, questo progetto parte oltre che grazie all'Associazione Avvocati di Strada anche al GUS che gestisce la Casa delle Genti, che è appunto un luogo dove vengono ospitati chi si trova temporaneamente in difficoltà abitativa, quindi grazie a questo collegamento si è potuto creare, si sta creando insomma questo servizio. Quindi magari attraverso il GUS voi verrete contattati ogni qualvolta ci sia bisogno. Sì, il GUS in realtà che poi appunto l'avvocato di strada è costituito come sede presso la Casa delle Genti in via Calatafimi e quindi ci sarà lì insomma del personale che ci aiuta ovviamente perché chiaramente queste associazioni hanno un contatto Ovvio. con queste realtà più diretto, più Rispetto a immediato, che è voi. anche in grado di gestire e organizzare poi il servizio. Questa tra l'altro è un'iniziativa che porta avanti insieme all'avvocato Paolo Ah, beh, questo. Canducci. Infatti io e l'avvocato Paolo Canducci, che oggi doveva essere qui, ma si scusa, non poteva venire, sì, cerchiamo insomma di dare il nostro piccolo contributo a questo servizio, a questo progetto. Allora, mi faceva piacere ricordare che San Benedetto, diciamo la quarta città delle Marche, dopo Ancona, Macerata e Jesi, ad aderire a Esatto, questo progetto. sì. Noi ci fermiamo per una breve pausa musicale, dopodiché prenderemo in considerazione proprio l'associazione Avvocato di Strada. Restate con noi, a tra poco. Ed eccoci ben ritrovati per l'ultimo momento da trascorrere insieme con la rubrica R9 Con. Ospite, lo ricordiamo, Luca Spadoni, perché stiamo parlando dello sportello che presto sarà aperto anche a San Benedetto del Tronto, avvocato di strada. Ricordiamo che in Italia le città che hanno aderito a questo progetto ne sono 46, nelle Marche ne sono 4, quindi San Benedetto, Ancona, Macerata e Jesi. Un progetto locale che è promosso dall'Associazione Nazionale Avvocato di Strada Onlus. Luca, allora, questa associazione come si muove? Allora, l'associazione, come hai detto tu, è diffusa sul territorio e raccoglie oltre 700 avvocati che appunto si impegnano su questa problematica della tutela dei senza fissa dimora. Intanto la mancanza in particolare della residenza è un problema perché preclude molti altri diritti, il diritto alla salute e anche il diritto ad avere gratuito patrocinio per i non abbienti che è appunto previsto, che però è legato anche questo alla residenza. Quindi lo sportello avvocato di strada si rivolge, diciamo, agli ultimi degli ultimi, proprio a quelli per i quali è difficile avere comunque un contatto con uno studio legale, oltre a non averne ovviamente le possibilità finanziarie.
Ecco, in base all'esperienza magari dei suoi colleghi che già stanno lavorando a questo progetto, queste persone soprattutto perché arrivano a non avere più una fissa dimora? Ma probabilmente le vicende personali possono essere le più diversificate, certo. Io non ho un'esperienza. Però devo dire che la gamma della tutela, alcuni penserebbero che si tratta di questioni prettamente penali, no? Perché c'è un pregiudizio per cui chi sta in difficoltà è senza tetto, in realtà invece le pratiche penali sono inferiori rispetto a quelle civili e amministrative. Ovviamente c'è una grossa fetta anche del diritto dei migranti, quindi i permessi di soggiorno, il diritto d'asilo. Dice, in realtà spesso le problematiche penali riguardano i senza tetto come persone offese, quindi in questo senso, insomma, questo anche per rimuovere un pregiudizio per cui, certo, magari giusto. Quello che sta per strada viene visto un po' con sospetto, insomma, con naturale sospetto, in realtà invece sotto questo profilo sono persone che reclamano un bisogno. Ci sono anche pratiche che riguardano le separazioni, le problematiche familiari, le successioni, per cui spesso queste persone debbono essere supportate nella possibilità, magari in via ereditaria, di ottenere qualcosa che le faccia vivere. Quindi c'è un ampio spettro di problematiche. Ovviamente io non ho ancora un'esperienza diretta perché il servizio deve essere attivato, partiamo a brevissimo, però l'ispirazione dell'associazione è questa, insomma è un'associazione nazionale, quindi questo dà le più ampie garanzie, presiedute ovviamente da un avvocato, dell'avvocato Antonio Mumolo, che sarà presente anche sabato all'inaugurazione. Esatto, quindi Luca, per concludere vogliamo ricordare il luogo e a che ora ci sarà questa inaugurazione. Allora, l'inaugurazione sarà sabato 11 marzo a mezzogiorno presso la Casa delle Genti in via Calatafimi, che è appunto questa struttura gestita dal GUS per chi si trova in situazioni di assenza di dimora, e quindi chi vorrà venire ovviamente sarà ben accetto. E partiamo con questo servizio mettendo a disposizione io e il collega e amico Paolo Canducci le nostre piccole, poche, speriamo però, la vostra professione, energie, dai. E anche la nostra professione, che può essere fatta anche, è una professione che a volte ha, come posso dire, si contorna di idee un po' squalesche, squaliformi, in realtà poi si può fare anche con questo tasso di umanità, insomma. Assolutamente. Mi pare giusto che ognuno dedichi un po' del proprio tempo agli altri. Assolutamente. Allora, grazie a Luca Spadoni per essere voi, stato con noi. Grazie a voi e ovviamente auguri a tutte le donne. Grazie, grazie. Termina dunque anche per oggi R9 con l'approfondimento. Insieme a me ci ritroviamo domani ore 11:15, Radio R9. Buona giornata a tutti.